che differenza c'è? È un'altra cosa, ha altre radici. Credi che la differenza la facciano le radici? La fanno anche le radici, specie se sono radici importanti, come in questo caso. Mutualità, partecipazione, intergenerazionalità, radicamento nella comunità. Tranne partecipazione, queste parole non mi dicono nulla. Sono i principi fondamentali. Vedi, la mutualità come la partecipazione è ciò che distingue una cooperativa da una società di capitali. I soci in una cooperativa si propongono di crescere insieme, di aiutarsi a vicenda, per ottenere qualcosa che da soli non potrebbero raggiungere. E il radicamento nella comunità? È la consapevolezza che ognuno di noi, le persone, ma anche le società, le aziende, figuriamoci le cooperative, è in relazione con gli altri. Vive ed opera in una comunità. Vedi, anche il supermercato è piattaforma relazionale, dove le persone si incontrano, fanno azioni individuali, ma anche sociali, come scegliere i cibi, informarsi, cercare di sostenere l'aiuto per l'ambiente, aiutare gli altri, eccetera, 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 eccetera. Ho capito, ma l'intergenerazionalità... Ti rendi conto che è una parola incomprensibile e impronunciabile? È il principio che preferisco tra quelli dell'impresa cooperativa. È l'idea che ciò che creiamo, costruiamo insieme in cooperativa, non appartiene a nessuno, nessuno in particolare, perché appartiene già alle generazioni future. Ah, non ci casco! Sembra un'utopia, ma è realtà. È storia. Vedi, il nostro lavoro, la nostra esperienza è figlia di chi ci ha preceduto e serve a dare lavoro a quelli che verranno dopo di noi, non solo in famiglia, ma anche nella società. Ecco perché il profitto di una cooperativa è destinato allo sviluppo, all'innovazione e inoltre è destinato alla conservazione di un patrimonio economico per le generazioni future. Perfetto, quindi noi cosa dobbiamo fare? Fare bene il nostro lavoro, mm-hmm. partecipare, mm-hmm. essere informati e prenderci cura dell'albero.